straordinaria. Il mondo è ammalato. Ma per colpa di chi? Sindaco Morini li possiamo scambiare? Sì, magari mi fate mettere una sessione. Come? Quando poteva arrivare la faccia? Dicevo, due parole col sindaco. Sì, volentieri, volentieri. Sì. Insomma, alla fine la dottoressa Mastrobuono, come al solito, ci ha dato... La dottoressa Mastrobuono svicola un po', mi pare. Fa delle promesse, ne mantiene a metà una parte e ritiene risolto il problema. Noi non siamo contenti di questo, diciamo che qualche passo l'ha fatto, qualche apertura l'ha fatta, però non è proprio quello che noi ci aspettavamo. Io però una domanda da cittadino la voglio fare, cioè c'è sempre questo rimpallo di responsabilità, no? L'attuale dirigenza dice no, ma è colpa di quello che abbiamo trovato, quelli di prima dicono no, ma adesso siete voi incapaci, cioè io francamente da cittadino questo rimpallo di responsabilità, la regione che dice sono i trasferimenti dal centro che sono pochi, il centro dice no, siete voi che sprecate troppe risorse. Ma... No, diciamo non è assolutamente il problema del risparmio, questo è un falso problema, perché ancora oggi questa dirigenza provinciale spende 9 milioni di euro in acquisto di prestazioni. Potrebbe assumere 40 medici, forse 50 medici, e risolvere in abbondanza i problemi dell'ospedale. O perlomeno assumendone solo 20 spenderebbe 2 milioni di euro, quindi risparmierebbe combinandole e bilancierebbe i debiti. Questo è il problema, quindi forse non si vuole neanche risolvere del tutto il problema della spesa. Il problema del contrasto Roma-Frosinone è reale oppure? Ecco, io dico invece che ancora oggi noi subiamo una politica romanocentrica. Lei sposta in patologia da Frosinone a Roma, che altro risponenza vogliamo? Roma c'ha tutto, noi non ci abbiamo neanche un terzo dei posti letto di Roma. Stavo dicendo che senza dubbio la battaglia della sanità è una battaglia a 360 gradi, chiunque ne vuole far parte è benvenuto. Però mi stupisco delle parti politiche in campo, perché quando si parla di farsi belli con delle proposte inutili, che servono solo da giornali, allora bisogna parlare di politica. Invece quando bisogna parlare dei danni che la politica ha fatto, certo, per questo territorio, delle scelte che sta continuando a fare, per esempio oggi in Consiglio regionale del Lazio è stata bocciata una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta sul debito della sanità del Lazio, che sono oltre 10 miliardi, non si capisce nemmeno quant'è. Allora capire chi in questi anni ha fatto questo debito, il PD ha detto di no, non possiamo capire chi è stato. Allora quando si parla di farsi belli, allora la politica entra in campo, quando si parla di prendersi le responsabilità non si può parlare di politica. Questo è un gioco a cui non stiamo, perché noi siamo i primi ad impegnarci per la sanità, ma chi ha sbagliato si deve prendere le sue responsabilità, chi ha la possibilità di pungolare, perché ricordiamo che il ministro della sanità appartiene a uno schieramento politico,
il commissario della Regione Lazio appartiene ad un altro schieramento politico. Quindi i sindaci di quegli schieramenti politici devono agire su queste persone e non possono venire qui a dirci che non possono fare nulla e scaricare tutto sulla Regione o su quell'altro, perché senza dubbio quelli hanno problemi, hanno le loro colpe. Francamente è un rimpallo, cioè i sindaci rimpallano la Regione rimpalla al Ministero, il Ministero rimpalla alla Regione. Cioè, il fatto di capire in effetti che ha fatto il debito era l'unica cosa sensata che si potesse fare. E invece niente. Questa non è politica, è capire chi sbaglia paga. Io vorrei capire chi ha sbagliato e vedere chi deve pagare. Se io non capisco chi ha sbagliato, chi paga? Esatto. Un intervento che voi avete chiesto è che la Mastrobuono sta facendo, va bene? Facciamola parlare cortesemente, ok? Con educazione. Grazie, allora, buonasera a tutti, vi ho ascoltato attentamente e penso che una cosa sia assolutamente vera. E è vera perché basta vedere quello che è successo nel tempo, cioè sicuramente quest'area che conta 500.000 persone, che ha un'estensione geografica enorme, la maggiore rispetto a tutte le ASL della Regione Lazio, è stata penalizzata. Su questo sicuramente sì. È vero. Ed è stata penalizzata non soltanto attraverso la chiusura degli ospedali, perché se fosse soltanto la chiusura degli ospedali sarebbe un punto. La realtà vera è che è stata penalizzata anche perché non sono stati né potenziati né si sono create quelle situazioni alternative al ricovero ospedaliero e quindi di conseguenza questa è una verità. La parte territoriale. Allora, questo è quello che è successo. Fatemi finire, ho soltanto 4 minuti. Questa è assolutamente una verità. Ma per riorganizzare le cose bisogna avere ben chiara qual è la visione e dove si vuole andare. La Regione Lazio, il Presidente, quando mi ha chiesto di venire nella ASL di Frosinone, ed io sono un tecnico, credetemi, un tecnico purissimo e nient'altro, ha avuto un messaggio chiaro nel momento stesso in cui mi ha dato il mandato e il messaggio è stato riqualificare la sanità della ASL di Frosinone. Ospedaliera significa appunto portiamo qua quelle discipline e quelle attività che sicuramente possono riqualificare e sono la neurologia, l'unità di terapia intensiva neurovascolare, la parte del pronto soccorso, la parte per creare le condizioni per chiedere il DEA di secondo livello. Tutti gli ospedali avranno le loro discipline esattamente come sono rappresentate oggi. Le discipline ci sono tutte all'interno degli ospedali, nessuna chiusura. Quello che è successo nel periodo estivo è stato esclusivamente per dare la possibilità ai medici e agli infermieri di avere un periodo di ferie. Ci sono delle persone che hanno accumulato fino a 360 giorni e quindi giustamente questo è stato fatto per questo periodo. Quindi riqualificazione della rete ospedaliera, l'ospedale di Frosinone e l'ospedale di Alatri insieme con le attività di pronto soccorso fanno e creano le condizioni per un DEA di secondo livello. Già, il DEA di secondo livello. Il DEA di secondo livello ha accompagnato e accompagna come un mantra le vicende della nostra ASL. Ma nell'intervento che abbiamo appena ascoltato, la manager dottoressa Mastrobuono mentiva sapendo di mentire. Infatti, nella bozza di atto aziendale all'epoca della manifestazione già pronta, il DEA di secondo livello era destinato a Latina,